Già 9 gol in 4 gare, attacco più prolifico del girone B assieme a quello della sorpresa Torres, che nel posticipo di mercoledì ha regolato la quotata carrarese. Nelle immagini gol di Ruocco 2001, molto interessante scotto su calcio di rigore. I sardi di Alfonso Greco guidano la classifica del girone B a punteggio pieno, 12 punti. Si diceva della vena realizzativa dei biancazzurri, che in realtà per le tante occasioni create avrebbero potuto segnare un bottino più consistente di reti. I risultati delle prime 4 giornate: Pescara Juventus Under 23 3-1, Perugia Pescara 1-1, Pescara Arezzo 3-2, Sestri Levante Pescara 1-2. Doppiette per Cupone De Marco, un gol a testa per Accornero, Aloy, Tugnov, Merola e Cangiano. 5 le reti subite. Curiosità: dallo scorso campionato, nelle 20 partite ufficiali di Zeman in panchina, il Pescara ha mantenuto inviolata la propria porta solo nel match di Picerno dello scorso 23 aprile, 0-3. In questo lasso di tempo l'11 di Zeman è rimasto a digiuno solo nelle sfide di Messina e Taranto, appunto, dello scorso campionato, realizzando invece ben 42 reti in 18 gare. Ricordiamo che il Pescara tornerà in campo lunedì 2 ottobre all'Adriatico, ore 20:30. I biancazzurri affronteranno il Gubbio di Piero Braglia. Sarà l'inizio di un vero e proprio tour de force con 8 gare in 27 giorni.